Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in un luogo meraviglioso. Sapete che nel mio canale non tratto solo di trekking e di fotografia, ma anche di arte. Andremo a visitare lo studio di un grandissimo artista del legno, Erminio Carbonio, ma lui non sa nulla, adesso entrerò con la telecamera. Veramente non sa nulla, eh? È una sorpresa anche per lui. Entrerò con la telecamera e inizierò ad intervistarlo. Spero solo che abbia del tempo da dedicarci, ma credo di sì. Guardate il video fino alla fine perché è molto bello. Nel frattempo vi faccio vedere dove sono. E sono a Padola, in Comelico Superiore, Dolomiti, provincia di Belluno. Posto meraviglioso, guardate. Fantastico, ma non perdiamo altro tempo, andiamo a trovare Erminio, le sue sculture e la sua arte. Ciao a tutti! Ma tu sai che io sto girando un video? Tutto bene? Molto bene. Ed eccoci qui in questo luogo meraviglioso, luogo intriso d'arte, di poesia e di grandissima sapienza artistica. Ma soprattutto siamo assieme ad Erminio Carbonio. Carissimo Erminio, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti e grazie Andrea per questa visita. Gradita visita. Grazie a te. Allora, la cosa molto molto interessante che vedo è questa enorme quantità di oggetti, tutti rigorosamente fatti a mano, giusto? Tutti. Tutti fatti a mano, perché un conto è intagliare e riuscire a ricavare da un pezzo di legno tutta questa poesia, e un conto invece è affidarsi a quelli che sono i macchinari, giusto? Certo. Quindi tutti i pezzi rigorosamente realizzati a mano da un mastro artigiano e da un artista più che da un artigiano, io lo definirei, giusto? Artigiano per lavoro e artista per dopo lavoro, perché dopo questi lavori qua sono tutti realizzati dopo lavoro. Quindi sono tutto frutto di passione? Di passione. Ci racconti qualche... Non si vive di arte, per cui bisogna fare doppio lavoro, e allora... ci metti la passione, la voglia di fare. Perché... Però diciamo che c'è un pezzo di cuore che quando finisci di fare il tuo lavoro salta fuori e ti fa creare queste meraviglie. Ecco, per me è il mio rilassamento. È il tuo rilassamento. Devo dire che ti rilassi con dei risultati veramente straordinari. Dopo, sai, la passione ti porta sempre a voler migliorare, no? Certo. Quando ho cominciato io i primi corsi di intaglio che facevo con Punta Renato giù in Auronzo, sì. La prima volta gli ho detto: guarda che io ho solo la passione, no? E questo maestro mi ha detto: quando tu hai la passione c'hai tutto. Sì. Allora la passione ti porta a voler migliorare, a voler sempre imparare. Sto facendo corsi di disegno ogni anno con Ada Brau lì, perché ho fatto un po' il contrario. Prima ho imparato a usare gli scarpelli, sì. E poi a disegnare, no? Invece bisognerebbe fare prima i disegni e poi cosa. Però insomma, interessante. È bello così, sempre interessante. Ma ecco qua Erminio con questa meraviglia, raccontaci un po' quello che stai realizzando dal vivo, tra l'altro, perché quando sono entrato stavi proprio lavorando a questa scultura. Oggi sto facendo questo gufo qui perché una signora aveva visto uno più piccolo che stavo facendo, e allora ne ha voluta una più grande. Sì. Io sto riproducendo della misura giusta per lei, insomma. Io qui in negozio ho un po' uno di tutto quello che faccio, no? Poi entra la gente, vuole uno più grande, uno più storto, uno più... Magari ti chiede un qualcosa di personalizzato. Di personalizzato, per cui cerchi di realizzare quello che vuole la cliente, insomma, ecco, a seconda dei suoi gusti, delle sue cose. E allora oggi andiamo col gufo qui, no? Qui vedo un presepe meraviglioso, che tra l'altro io quello che mi chiedo, no? Perché allora mi dicono sempre che la scultura è già all'interno del tronco, è vero? In parte sì, in parte è vero, perché questo qua per esempio è un tronco che ho trovato nel bosco da un residuo di baia, sì. Io l'ho preso e ci ho fatto dentro questo presepe, no? Ogni anno... faccio un presepio perché sono già 6-7 anni che partecipo a una mostra di presepi
che fanno a Massa Martana in provincia di Perugia, dove ci sono tutti i presepisti d'Italia che portano giù un pezzo, per cui da un anno all'altro devi sempre farne uno nuovo, insomma. Beh, molto Qua adesso è questo, interessante. poi l'anno scorso abbiamo mandato giù questo qui, Questo pezzo qui, questo è il coltiglio. bellissimo. Quindi utilizzi anche legni diversi? Sì. Qual è il legno con il quale ti I due trovi legni più? migliori sono il tiglio, che è questo qui, e poi c'è il cirmolo, che è quello più rosso, diciamo che fa parte del Il cavallo qui, cavallo, ad esempio, insomma. questo è realizzato in cirmolo, che è un legno morbido, giusto? Questo qua è il legno migliore perché oltre ad essere morbido e si lavora benissimo, c'è questo profumo che poi rende più viva la scultura, insomma. Mentre il tiglio è un legno più anonimo. Ho Solo che capito. il cirmolo è pieno di nodi, Sì. mentre il tiglio non c'ha nessun nodo. Allora, quando fai un basso rilievo, fai una roba come quella lì, preferisco prendere il tiglio perché se ti capita un nodo magari qua sul viso o sul coso ti potrebbe dare A rischio fastidio, di insomma. rovinare, Rischi di certo. rovinare, per cui cirmolo, ecco, quello lì per esempio è un bellissimo legno, quello lì avrà 300 anni, questo qua. La Caspita. bellezza di questo lavoro qui sono i colori del legno, che Beh, tu le vedi qua, sfumature le sono sfumature sono eccezionali. eccezionali. Per uno che ne capisce, dice guarda che bellissimo legno che c'è, no? Tanti pensano Certo. che questo è un difetto, invece questo qua è proprio il pregio È il pregio del proprio cirmolo, del cirmolo, perché dà vita a una cosa che è già dà viva, vita. diciamo. Tutti i Certo. colori proprio. Diciamo che c'è un po' di pittura all'interno della scultura, perché la scultura è Certo. tridimensionale e il colore del nodo e del legno Certo. Il dà un colore qualcosa in più, dà un tocco in più. soprattutto naturale, per cui quello lì è proprio la natura. Sembra quasi che l'abbia dipinto io, no? Invece è proprio il Certo, e legno invece è il legno che perché si dipinge da si solo. ecco. Pensa che Che bello. quella è la grande qualità del cirmolo anche, perché il tiglio rimane sempre più o meno uguale, viene un po' più giallo. Invece questo qui proprio ti dà le È sfumature. caratterizzato da Sì. questa, certo, emozionante e veramente interessante. Cioè, essere all'interno di un locale come questo, con questo profumo di legno, veramente ti migliora la giornata. Qua c'è tantissima arte e c'è veramente una grandissima maestria da parte di Erminio. Venite a visitare il suo laboratorio perché è veramente incredibile. Noto che ti piace utilizzare l'elemento dello specchio all'interno dei tuoi lavori, perché in diverse realizzazioni, tipo questa cos'è un basso Sì, rilievo? questo è basso rilievo. Qui abbiamo lo specchio dietro, davanti che genera quasi un'opera tridimensionale, tra l'altro colorata con dei colori pastellati, molto delicati, molto Sì, belli. acrilico molto diluito. E l'utilizzo dello specchio, che funzione ha? È una tua licenza artistica? C'ha una Sì, funzione? adesso sono già diversi anni che anche quando faccio i simposi di scultura in giro metto lo specchio all'interno dei miei lavori, insomma, perché lo specchio ti dà una profondità, ti dà una luce. E poi mi piace vedere nei miei lavori quando la gente si specchia dentro e mi piacerebbe pensare Che cosa che vede? cosa vede, Che ecco, cosa perché vede? vedo la gente che guarda, si specchia, sarebbe bello sapere cosa pensa ognuno di Eh noi, no? certo, perché come ogni artista, Ecco. diciamo che l'opera la crea, ma poi è un po' lo spettatore che la finisce, no? Con le sue Ah, emozioni. certo, perché poi per me lo specchio non è mai stato vedere se sono bello, se sono brutto, se sono vecchio o giovane, no? Ma vedere come passano gli anni. Quando ero piccolo dicevo chissà come sarò quando sarò vecchio, adesso non dico più chissà come sarò quando sarò giovane, no? Magari ti ricordi com'eri quando eri giovane. Ecco, vedi, quello è la cosa. Certo. Abbiamo parlato di simposi, di concorsi di scultura ai quali hai partecipato. Ricordo con piacere la vittoria al simposio di scultura di Auronzo di Cadore, che era poi un'edizione importante. Era la 30ª edizione, per cui è stato bello per quello, anche perché era una cosa importante. Poi Auronzo è sempre stato un concorso bellissimo, con tantissima gente forte, perché c'erano sempre 22-25 scultori, e lì è stata una gran soddisfazione, ecco, quello, perché poi era un obiettivo che uno si mette, no? Certo, certo, Ecco. certo. Ma ricordo con piacere perché in quei momenti passavo e visitavo le sculture che c'erano lungo tutto il paese e alcune erano anche ubicate a Misurina, che Sì. è fantastica. E mi ricordo proprio che c'erano tantissimi lavori di grande qualità e
il tuo lavoro veramente era molto molto bello, me lo ricordo proprio con piacere perché ha arricchito sicuramente Sì, poi quell'edizione. quella è stata anche un'edizione particolare perché era anche in ricordo del mio amico Pier Solero, per cui forse nel mio lavoro ci è venuta fuori anche un po' di questa amicizia che io avevo per lui e questo lavoro Certo. l'avevo dedicato a lui, per cui insomma alla fine sono stato contento di quello che è venuto, Certo, insomma, un grande ecco. artista di Di Sappada che Sappada. purtroppo ci ha lasciati e che per tantissimi anni aveva partecipato proprio al simposio di Auronzo assieme ad Erminio e ad altri simposi che venivano organizzati, che vengono tuttora organizzati in tutte le Dolomiti. Sì, poi Piera era anche uno che organizzava sempre il simposio di Sappada, per cui abbiamo fatto per 20 anni sul simposio con lui. E allora, insomma, Cioè, è proprio era un un'amicizia grandissimo vera. amico, certo, un grandissimo amico, oltre che essere anche lui un grande scultore e tutto, insomma, per cui abbiamo condiviso tante robe insieme e questo ha anche contribuito che il mio lavoro venisse bene proprio perché era una cosa di Perché c'era cuore, una cosa, sì, ecco. Certo, grazie. C'era anche certo. un'emozione collegata. Un'emozione. Sui concorsi ho partecipato più o meno a una quarantina in giro per il Triveneto, così, e adesso un po' meno perché dopo il Covid ne sono spariti un po', per cui Si sono un po' fermati. ecco, l'ultimo l'ho fatto qua a Santo Stefano, adesso vediamo se si riprende o meno, insomma, ecco, quella è la Certo. storia. Una cosa è certa, quando abbiamo la possibilità di incontrare un'opera di Erminio, la riconosciamo sicuramente perché ha un tratto distintivo tipico suo, che credo sia un po' il punto d'arrivo da un certo punto di vista di ogni artista, perché partire, iniziare con una sperimentazione artistica ti porta spesso a copiare o a fare cose già viste. Invece, quando io vedo una delle tue opere, è chiaro che sono tue e sono solo tue. Non c'è un qualcosa che capisci che è stato ispirato da altro, ma è un qualcosa che veramente mi fa pensare, quello è Erminio che ha fatto quell'opera. Quella è la roba più bella per un artista, no? Quando ha una sua mano, uno suo stile, una sua cosa. È una delle prime cose che mi hanno insegnato in concorsi i miei colleghi, che mi dicevano: guarda, Erminio, che tu dovresti cercare di farti uno stile tuo, un'opera tua, che quando uno vede, anche se non ci sei, dice che quello è di Erminio. Quella è la bella Certo. cosa. Perché poi qua in negozio voi vedete tante cose artigianali che si vedono dappertutto, no? Il gufo, questo e quello. Quando fai un simposio, devi fare delle cose che la gente non ha mai visto, con un Certo. tuo tratto, per cui per quello io uso anche lo specchio che magari altri Certo, che non magari non usano, inseriscono. ecco. Beh, una cosa che posso dire però è vero quello che dici in merito ad esempio ai gufi che vedi magari anche in altri negozi, eccetera. Però adesso vi faccio vedere una cosa, cari amici, perché è fondamentale la differenza tra un gufo che si trova in un qualsiasi negozio che vende oggettistica o souvenir e un gufo realizzato da un artista vero. E ve lo faccio vedere. Questo, ad esempio, è un gufo che è evidentemente realizzato integralmente a mano. Questo è un pino con uno scoiattolo che si vede che è realizzato a mano. Non è la classica statua. Guardate anche questa chioccia qua, bellissima. Guardate. Non è la classica statuetta creata con un macchinario che le fa tutte uguali, precise, identiche, ma è evidentemente, grazie anche ai tocchi e alla maestria dell'artista, è una cosa realizzata e è un pezzo unico, effettivamente unico. Guardate queste maschere, sono meravigliose. Tra l'altro, come dicevamo prima, c'è l'inserimento di questi nodi, probabilmente anche scelti non a caso, che danno colore e movimento. Guardate anche questa. Qui c'è l'utilizzo del colore, sapientemente dosato, in modo molto tenue, che genera proprio, aumenta la tridimensionalità già chiaramente offerta dal fatto che la scultura è di sua natura tridimensionale. Guardate anche questo sole a raggiera, bellissimo, veramente fantastico. E poi una serie di mobiletti, di orologi, guardate questo orologio. Molto molto bello. Tanti mobili fatti a mano. Guardate questo Cristo. Che cos'è? Cioè, si commenta da solo. Fantastico. Veramente molto bello. Guardate anche questo. Qui abbiamo un'opera Gusta.
veramente di altissimo livello. Ma dimmi una cosa, Erminio, che attrezzi utilizzi? Perché dopo uno magari che non conosce un po' questo mondo pensa a macchinari automatici che creano la base dell'opera. In realtà tu usi scalpelli? Certo, allora chiaramente prima devi fare il pannello, che ci vogliono i macchinari per fare un pannello, no? Certo. Dopodiché disegni con la matita e dopodiché abbiamo tutti i suoi attrezzi, tutti i suoi scarpelli con la quale disegniamo poi sul legno con lo scarpello in pratica, perché l'intaglio non è altro che un disegnare con gli scarpelli alla fine, Certo. dare i piani, dare le forme, dare Non usi le matite, le... ma usi gli scalpelli per Ecco. creare la forma. La matita la usi per fare il disegno di base e dopodiché scalpello Ma su. dimmi una cosa, la cosa credo particolarmente difficile, che magari sicuramente a te risulterà essere molto e del tutto naturale, ma è riuscire a generare l'opera ragionando al negativo, giusto? Perché io faccio un disegno e disegno quello che desidero fare. La scultura, invece, essendo già presente all'interno del pezzo di legno che vuoi lavorare, la devi un po' fare in modo che salti fuori. Certo, Quindi se tu certo. scavi troppo un naso, ad esempio, quel naso non riesci più a riprodurlo, se non incollando un pezzo di legno, ma andresti a rovinare Sì, l'opera. dopo l'esperienza ti porta ad andare pian pianino, a dare i colpi giusti e avere l'occhio per dare varie profondità. Ecco, lì dopo più esperienza hai e più fai cose difficili e più complicate. Chiaramente all'inizio conviene sempre fare degli intagli più semplici, Sì. intanto per capire come si usa l'attrezzo, per capire la vena del legno e per capire, imparare anche ad usare le profondità, perché non puoi andare giù da una parte 2 cm e una parte andare giù 2 mm, insomma, per Chiaro, cui se no non ecco, diventerebbe armonioso. per quello diventa fondamentale il disegno, no? Avere Certo. nella testa il disegno, allora lì ti aiuta tantissimo poi a riprodurre quello che vuoi fare, Molto ecco. interessante. Erminio non è solo sculture, non è solo arte scultorea, ma è anche arte di un importante realizzatore di mobili. Mobili fatti a mano, su misura, che si inseriscono perfettamente in ogni ambiente. Vi faccio vedere adesso questo bellissimo armadio che è stato da lui realizzato rigorosamente a mano, che è secondo me fantastico. Se ci vuoi raccontare Allora, quest'opera Erminio d'arte vera prima di e propria. tutto è un falegname, perché il mio mestiere è fare il falegname. Poi l'artista, lo scultore, viene come come un hobby, no? Perché come ho detto Certo. prima non si vive questa roba qua. Io ho imparato a fare il falegname nella bottega, come si imparava una volta da apprendista. Poi Sì. ho avuto la fortuna di lavorare diversi anni con la ditta degli Osta qui, che era una delle migliori che c'era in giro per certi tipi di, per l'arredamento di montagna, e lì ho Sì. avuto la fortuna di imparare a fare tutte queste cose fatte con le macchine, totalmente la base, è chiaro, poi ci ho messo le Certo. cose mie, l'intaglio e tutto, insomma. Però mi ha aiutato tantissimo imparare dalla bottega, io ho imparato da là il falegname, non come adesso magari i ragazzi che vengono fuori nelle scuole dove non ti insegnano com'è il legno, da che parte è il bello, il brutto. Ho Lì è capito. così, per cui ho avuto questa fortuna nella mia vita, l'ho sfruttata perché mi è sempre piaciuto lavorare il legno, e allora adesso Beh, devo dire che ti è riuscita bene perché, è cioè, sempre la questione della passione, no? chiaro, chiaro, Ecco. quella guida tutto. Quando c'è la Poi il passione, tutto ti riesce molto bene. falegname secondo me è un bellissimo mestiere. Poi fatto in maniera artigianale, come l'ho sempre fatto io, che mi davano il disegno e tu partivi dalla base e facevi il mobile completo, hai una soddisfazione alla fine che Enorme. è enorme, per Ma cui non ho mai certo. fatto fatica a lavorare per questo mestiere, per questa cosa qua, insomma. Bene, cari amici, spero che questo video vi sia piaciuto. I miei video escono il sabato alle ore 18. Oggi abbiamo parlato di arte, arte con la A maiuscola, assieme all'artista Erminio Carbonio di Padola, Comelico Superiore, Dolomiti, provincia di Belluno. Continuate a seguire il nostro canale, iscrivetevi e mettete un like se questo video vi è piaciuto. Grazie mille Erminio per questa bellissima occasione e per aver dato a tutti la possibilità di conoscere quello che fai, come lo fai e la passione che ci metti. Grazie mille a te, grazie mille a tutti e ci vediamo la prossima volta. Grazie, Grazie ciao a mille. tutti. Ciao ciao.